Fine aprile e inizio maggio 1945. Finiva la Seconda Guerra Mondiale. Gli americani liberarono l'Italia dal regime nazista. Mussolini, in fuga verso la Svizzera, venne catturato e giustiziato. Una settimana dopo, il 2 maggio del 1945, Hitler si suicidò e la Germania firmò la resa incondizionata. L'Europa era libera dalla guerra. Miss TV ha voluto ripercorrere alcune delle tappe di questo percorso storico attraverso il racconto di Pietro Manca, un arzillo 94enne di Sestu, fatto prigioniero dai tedeschi per lunghi 7 anni, nei quali, lontano da casa e dalla famiglia, appena 20enne, ha vissuto il terrore e la fame di quel tempo. Noi lo ringraziamo per la sua testimonianza. Quali sono i ricordi più vivi che ha ancora oggi? I ricordi più vivi sono il giorno che si hanno liberato gli americani in Germania. La giornata più bella era quella, perché ho compiuto anche gli anni il 13 aprile. Quanti anni ha compiuto il 13 aprile di quell'anno? 23 anni avevo. Ho fatto 2 anni prigioniero in Germania. Signor Pietro, raccontiamo un po' come è iniziato tutto. Quando sono partito per la Grecia, perché prima ero in Italia, ero a Pesaro, l'artiglieria contraerea ero là. E poi lì quanto tempo è rimasto, signor Pietro? Già 2 anni. Cosa facevate? Cosa avete fatto in Grecia nell'arco di questi 2 anni? Io ero alla contraerea, facevo un servizio e basta. Io ero telemetrista, avvistavamo l'aereo, no? Davate l'ordine. Ordine, 9.000 metri di altezza, attenzione, 9.000 metri di altezza, velocità dell'aereo, tutto marcato. Quando erano precisi di tutto, allora partiva il corpo. Erano 4 cannoni, 4 corpi, tutta la volta. Signor Pietro, dopo i 2 anni trascorsi in Grecia, dove appunto ricopriva questo ruolo, cosa è successo? In quel periodo avevano arrestato Mussolini in Italia. I tedeschi sono padroniti della Grecia praticamente. Allora a noi ci hanno preso e ci hanno portato in Germania a lavorare. Che lavoro faceva in Germania? Una fonderia. Morendo di fame, desiderosi di saziarsi almeno di patate. Non mica si usava per l'impiasto patate, facciamo con scroce tutto. Capito? Su fame ne male, mamma mia. E per quanto tempo avete lavorato in questa fonderia? Più di un anno. Perché il giorno che sono venuti gli americani, e mi ricordo il giorno. Si sentivano bombardamenti gli americani a distanza di 15 chilometri da noi, no? E la voce si passava, stavano per fare gli americani. Ma boh, è un bel giorno, la notte, no? La porta dove dormivamo noi sbatteva con i bombardamenti che facevano là, no? La cosa sta finendo qua. Di mattina vengono 2 tedeschi armati. 2 tedeschi, sveglia, aufstei, a divisare, si mettono in fila, uno avanti e un altro indietro di quei tedeschi armati, no? Che la giornata prima l'inglese avevano bombardato il ponte, voleva rifatto un'altra volta, stavano portando per lavorare là. Tutto un colpo, vediamo lontano da noi, sulla strada, tanta gente venendo, erano soldati italiani che retrocedevano perché dove erano arrivati già gli americani e quindi li avevano messo in salvo secondo loro, no? Quelli erano gli italiani che stavano scappando di là, da dove sono arrivati gli americani, stavano scappando di là. Allora a noi c'era il sergente che diceva, no, ragazzi, prendiamo tutto che se ne andiamo, rientriamo in fabbrica. E siamo rientrati nella nostra fabbrica dove lavoravo, in fonderia, in quella.
c'era un c'era, mi ricordo, c'era il portinaio, no? Un uomo cattivo. Come il giorno che siamo arrivati tutti a ritirare le nostre cose, la macchina, cioè la valigia, là, tutte queste cose. Sa di buono. Adesso sarà meglio. Adesso andate a casa da vostra mamma, papà, vero? Arriviamo a in camerata dove dovevamo dormire noi. Sergente è un tenente di noi, no? Ragazzi, noi tocca a sparire in qualche posto perché i tedeschi sono incazzati adesso, chissà che non si diano qualche mitragliata e bocciano pure. Cerchiamo di scappare in qualche posto. L'aeroporto, ci usciamo a sul stradone, alla strada, là. C'era una fogna alta così, pigliando la fogna e andiamo tutti dentro in mezzo alla sporchizia di maiale che aspettando tutta la volta, teniamo carri armati che passavano sulla strada sopra di noi, proprio sopra le vostre teste, carri armati che passavano continuamente. Questi saranno gli americani senz'altro, o russi o qualche cosa. Chi era? Erano gli americani. A un certo orario non si sentiva più niente. Mancava due o tre ore, eravamo là dentro, in mezzo alla sporchizia. Un siciliano si alza la grigliata che c'era e guarda fuori poco. Signor tenente, c'è tutto il posto, ci sono bandiere, lenzuole bianche. Va bene, si sono resi. E dal giorno gli americani ci avevano salvato.